Facciamo la seconda punta. No, allora, guarda, io quando volete parlare di queste cose, e posso ben volentieri, perché io mi ritengo in missione, te lo sai, che io sono vissuto di grandi ideali, sono molto fiero di questo. Ebbi a scriverlo nell'88, è rimasto il mio testamento politico, lo sai, spirituale. spirituale, e era molto avanti con i tempi, no? Come sai. E dissi allora, la mia fierezza era quella di aver potuto vivere secondo gli ideali di gioventù, era Berlinguer, in questo caso che osavo il grande Enrico Berlinguer. Però Dio, io sono vissuto per le cose in cui credevo, l'ho fatto dalle cose più modeste, e non sono così modeste, come il calcio amatoriale, e lo sai, cercando di portare quello che sentivo, che credevo giusto come missione, poi limitata a quell'emisfero là, però fare del calcio amatoriale bello, pulito e non violento, Sì, educato, era una missione. Allora te lo posso garantire che lo era. Voglio dire, portare da arbitro, come ho fatto, tante partite in fondo molto complicate, perché in qualche modo riuscivo nella mia missione di educatore lì. È stato un vanto, io lo dico. E da un certo momento in poi dire che rispetto a tanti altri settori dove non c'era ormai per me possibilità di incidere, la politica era uno di questi. Io d'altra parte il mio calcio l'avevo dato e era arrivato fino a là. Però nello sport io un granello l'ho potuto portare in un settore e in un altro. Ora vi dico, nel mio ciclismo, per esempio, l'Eroica è un evento mondiale, lo dico con grande orgoglio, è un evento mondiale, ma che ha fatto moda, ha fatto cultura. All'Eroica si è riavvicinato al ciclismo tre categorie che per esempio sono in espansione tra gli accessi all'Eroica, e sono i giovani, le donne e gli anglosassoni. I giovani che non conoscevano le vecchie bici, le strade bianche, eccetera, le donne che non erano notoriamente le prime praticanti di ciclismo, gli anglosassoni che, quando si parla di quella storia del ciclismo, non c'erano. Non c'ha Non niente a che fare. Loro non possono guardare in cantina e trovare una bici eroica perché non ce l'hanno. Vogliamo vedere gli anglosassoni che fine fanno? No, C'ho una sorpresina, se me la manda Moriano. aspetta un attimo. Allora, dunque, dico una cosa, poi chiaramente facciamo chiosare Giancarlo, ma i tempi della trasmissione purtroppo sono comunque ristretti. Filippo, nel profilo Facebook della nostra trasmissione, te iscriviti. No, sì, meglio. No, Lo allora sai a il tuo quanto figliolo, dovevo. ogni tanto faccio dare un'occhiata. Ha una frase che, diciamo, sublima anche quello che è il nostro Caracolla Night, dove c'è scritto: il vincente è una parola che non ti appartiene, ma il vincente è un sognatore che ci ha creduto. È una frase che lì per lì io lessi, dissi: mica ha scritto, poi riflettendoci dico che è vero. Ma parlando di grandi emozioni Chi l'ha dello scritto sport, questo? non lo so, l'ha pescata Oh, Filippo da qualche. qualche parte, ma è molto Bene. carina. Allora, a proposito di emozioni, Nick, ti volevo fare questo regalo. Perché noi abbiamo parlato di calcio, di ciclismo, avremmo potuto parlare di Non mi ha boxe, di fatto parlare di tennis. Ciro Pio, però, Non, che è la ma mia creatura più bella, a cui tengo di più. il finale lo teniamo per il Giro Pio, però sempre per quanto riguarda le emozioni, sono debitore a Nick Palumbo di questo che adesso facciamo anche con l'audio, perché se no se ci perde l'audio di questo momento emozionante di sport abbiamo perso tutto. Vediamo che cosa ci Ci sono ancora propone la regia. 50 metri con la Germania dell'Est che sta rivenendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente. Sta reggendo negli ultimi 10 colpi. Rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est. E vince davanti addirittura alla Gran Bretagna, che è solamente terza. Ne abbiamo forse un'altra, possiamo Sì, mandarla, abbiamo perché un'altra ce n'è che. un'altra, perché a me sentire L'unica speranza Galeazzi è che che questa commenta gli gara a non bagnare, costa ragazzi. ancora. Ma mi Eccola qua, sembra che questa. sia la barca italiana che abbia una punta di vantaggio. Ultimi 5 colpi che vanno a vincere. Hanno vinto per la storia e con la storia. Incredibile vittoria di Giuseppe Carmine Abbagnale per la sesta volta Nick, campione del mondo. questo è un Sembravano regalo che finiti, ti faccio sembravano molto praticamente molto sulla. volentieri, perché questo è un altro momento Questo, di prima di grande tutto, qua c'è una emozione. frase che non ho mai capito, una frase a effetto di Galeazzi. Poi penso, chi erano gli Abbagnale senza Galeazzi? Chi era Galeazzi senza gli Abbagnale? Cioè, è stato un incontro
Fortunatissimo. Fortunatissimo. È stato proprio un incontro scontro, anche perché vedendo che lui era un ex canottiere. E c'è questa famosa frase, per la storia e con la storia, quando vincono il mondiale di canottaggio. Ed è una frase che è rimasta famosa nel giornalismo, tipo il cielo è azzurro sopra Berlino, oppure campione del mondo ripetute 3 volte. Certo. E in effetti io penso che sia Bagnale questa forte emozione che mi dà, perché io sono salernitano e a Salerno c'è una scuola di canottaggio. Loro erano di Pompei. Sì, lo so, sì, no, lo so. E questi due contadini che lavoravano nelle serre i fiori, cioè questi due giganti con la faccia da pirati, lavoravano i garofani e dovevano accelerare il loro lavoro per andarsi ad allenare con lo zio che puntualmente si bisticciava con il padre di questi Abbagnale perché li voleva dentro le serre a lavorare. E questi due contadinotti, con cultura pure piuttosto bassa, che vanno a sfidare questi universitari di Oxford, di Cambridge, sarebbero i famosi Hargreaves, tutti belli, forti, oppure vanno a sfidare i famosi Est, fra virgolette, no? Quelli là belli gonfi. Cioè. Ma questi sono gonfi di lavoro, di fatica. E loro hanno fatto, sono stati gli sportivi fino a poco tempo fa, fino all'avvento di Valentina Vezzali, altro esempio fulgido, però lei non ha trovato un cronista che la esaltasse come Galeazzi. Loro hanno vinto tutto, sono stati due sportivi, 2 e mezzo, mettiamoci anche a Di Capua, che ha fatto il suo, però loro mi hanno dato delle emozioni incredibili. Hai ragione. Incredibili. E me ne ha date loro, ma se non c'era Galeazzi, perciò io leggo molto alla televisione, leggo molto al cronista, cioè l'importanza di avere uno che ha fatto quello sport e vede quegli ultimi 50 metri che sono i metri decisivi di uno sport, forse il ciclismo e il canottaggio sono gli sport più massacranti a livello di allenamento, perché io avevo parecchi amici canottieri e ce l'ho ancora. E ti posso assicurare che l'allenamento che fanno nel canottaggio, nel ciclismo e nel rugby è l'allenamento più massacrante che esista fra i vari sport. Io per me sono stati una cosa, e poi una rivincita di questi due contadini, che quando tutti li davano per vinti, per morti, loro risorgevano e con quella voce magnifica, incredibile, di Giampiero Galeazzi. No, guarda, mi hai dato. C'ho un pochino di ciccio di pollo, perché questo poi effettivamente è laddove lo sport, che a me personalmente mi piace di più. Questo è lo sport al stato puro. Ecco, dove sconfina, ecco, anche in qualcosa. Io poi ti dico l'ultima cosa che è legata ai Galeazzi, e la chiudo qui. Galeazzi sono stati, gli Abbagnale, sono stati gli ultimi sportivi puri, fra virgolette. Cioè, il sogno di noi, adesso non ricordo se Peppe o Carmine a Bagnale, era quello di andare a fare l'usciere alla regione Campania. Cioè, lui non guadagnavano niente. Il padre incazzato dice, ma dove vuoi andare? Che poi nella sua bontà, nella sua ingenuità, non sapeva che doveva fare un concorso che poi dopo fece e diventò uscire alla regione Campania con il cappellino. Adesso è una cosa impensabile in qualunque sport. Hai detto una cosa che mi ha emozionato. È finito per me lo sport. Con la S, diciamo. Da lì incomincia, dalla fine degli Abbagnali incomincia lo spettacolo, the show. Ed è un'altra cosa. Io l'accetto, a me piace, però quello è show. Io non mi scandalizzo se oggi Eto'o gioca con me, mi fa vivere delle emozioni grandissime, il giorno dopo per 100.000 euro se ne va. A me non mi frega niente, perché so che quello è falso, è tutto costruito, è spettacolo. Questo grazie a un certo tipo di sistema che è stato messo per saturarci con questo spettacolo. Come vedete, noi chiudiamo come i dischi dei Pink Floyd, lo dico spesso, così come cominciano poi finiscono, questo della televisione che è stato il nostro trade union, ma più che la televisione il modo di vivere le emozioni veicolate da un qualcosa, il giornale con il quale Giancarlo impara a leggere, la radio con la quale ci emozioniamo con Galdos e Bertoglio, dico due nomi che me ne ricordo giusto io e Brocci, intendiamoci, e poi naturalmente la televisione che ha fatto la parte da Leone.